Allora, ripartiamo dalla caduta del governo Sì. e metto il dito nella piaga, nel senso il giorno in cui cade il governo, uno istantaneamente, gli altri subito dopo, tre pezzi storici di Forza Italia come Stella Gelmini, Mara Carfagna e poi Renato Brunetta lasciano Forza Italia. Era come dire uno strappo che era diventato inevitabile o da parte vostra, insomma, si poteva evitare questa cosa? Cosa è successo? Ma allora in realtà questa cosa non ci ha stupito molto perché erano mesi che in particolare due ministri su tre avevano una linea che non collimava con quella del partito, non eravamo informati dell'attività di governo, non avevamo notizie di quello che succedeva nei consigli dei ministri, cioè noi sapevamo dalle agenzie che veniva convocato un consiglio dei ministri, nessuno ci diceva l'ordine del giorno e molti di noi chiamavano i colleghi di altri partiti per sapere cosa stava succedendo. Quindi uno scollamento di fatto era cominciato. Qualcuno, nel caso specifico dell'onorevole Gelmini, noi abbiamo notizie certe di collegamenti con Calenda già qualche mese prima, quindi questo finto e improvviso rifiuto nella linea politica di Forza Italia è strumentale perché noi sappiamo di incontri già di qualche mese prima, addirittura fu strumentale, ma questo lo ricorderete anche voi, fu strumentale l'utilizzo della politica estera di Silvio Berlusconi, dove Maria Stella Gelmini pensava addirittura di dare lezioni di politica estera a uno come Silvio Berlusconi, voglio dire, non solo pratica di mare, ma Sì, certo. Sì. Al di là dei innumerevoli G7, G8, G20 a cui ha partecipato, le tre volte Presidente del Consiglio, ma anche soltanto per quelli che sono i rapporti diplomatici che il Presidente Berlusconi ha avuto nel mondo, o a quando ha fermato i carri armati a Tbilisi con la guerra Russia-Georgia che poi non cominciò per fortuna. Insomma, diciamo che si utilizzavano pretesti. E quindi anche nel caso specifico della crisi di governo è stato utilizzato un pretesto. Evidentemente non stavano più bene a casa loro, questo nessuno le giudica per questo, li giudica per questo, ci mancherebbe, i matrimoni si fanno in due, se uno dei due non sta più bene giustamente deve prendere un'altra strada, però lo dichiara, dice che non si trova più bene, ma senza utilizzare in modo strumentale argomenti che non esistono. In quel caso, nella crisi di governo, io, ma non solo, cioè il coordinatore nazionale italiano e tutte le persone che hanno avuto modo di parlare con il presidente Berlusconi sanno benissimo che il travaglio c'era ed era anche importante perché comunque era un governo voluto dal presidente Berlusconi con l'avallo del presidente Berlusconi su una figura così autorevole e carismatica come il presidente Draghi, pragmatico peraltro, che ha aiutato il paese a uscire dalla secca in cui versava, peraltro appunto se pensiamo a tutto quello che ha fatto Forza Italia in questo governo, dalla pianificazione dei vaccini all'arrivo, quindi che non esisteva, c'era Arcuri, C'erano le primule. ecco, c'erano le primule, c'era questo Arcuri che trafficava su mascherine e cose del genere, quindi non soltanto quello, penso anche al grande lavoro fatto a Forza Italia in Parlamento europeo nel PPE. Proprio per il PNRR, cioè era un governo che fino a un certo punto aveva funzionato perché stava in piedi con un cappello più ampio sopra, che era quello della unità nazionale, perché eravamo in una crisi molto importante. Pian pianino, soprattutto da parte del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, l'obiettivo dell'unità nazionale per loro non c'era più e ogni tavolo era buono per portare a casa una bandierina ideologica piuttosto che un'altra, cioè a un anno delle elezioni, quindi si cominciava con la legalizzazione della cannabis, col fine vita, con la tassa sulla casa, con le patrimoniali, con lo ius scholae, cioè di fatto l'agenda Draghi di cui tanto parlano non c'era più. Quando il Movimento 5 Stelle, dopo un mese che teneva, diciamo, ciò che ricattava il governo, quindi un mese di fibrillazione in un momento davvero particolare per l'Italia, che si è concluso con la non fiducia nel decreto concorrenza, motivo il termovalorizzatore di Roma, si
si apre la crisi, Mario Draghi dichiara o siamo tutti insieme o io lo mollo, va al Quirinale, torna indietro, noi diciamo ci siamo, andiamo avanti, però non possiamo continuare a governare con una zavorra come il Movimento 5 Stelle, che è in grado soltanto di fare ancora ostruzionismo, stando in maggioranza, populismo, ideologia spicciola senza poi portare a casa una ricetta che sia industriale, energetico, economica. Abbiamo detto andiamo avanti, loro non ci staranno, però così non è stato, perché di fatto noi non abbiamo votato contro, ci siamo astenuti su quella risoluzione di cui ho parlato prima, ma il giorno dopo comunque eravamo lì, abbiamo detto, il presidente ha detto Mario Draghi, andiamo avanti per punti di programma, e invece lui ha deciso di rassegnare le dimissioni. Insomma, peraltro gli italiani stupidi non sono, in Parlamento si è visto molto chiaramente a un certo punto, in Senato in particolare, il gioco. Volevano tirar per la giacchetta Draghi, utilizzarlo come Presidente del Consiglio per far nascere ancora una volta una maggioranza targata sinistra, quindi col Movimento 5 Stelle, col Partito Democratico, con tutta la parte, diciamo, col gruppo misto, con Articolo 1. E a quel punto lì anche plasticamente si è visto il disegno. Beh, dietro perché Draghi, che non so se rimprovero quelli fate voi di aver fatto poco il Draghi, nel senso di aver cercato di accontentare un po' troppo la parte del centro-sinistra, Movimento 5 Stelle, PD, lì in realtà invece l'ha inchiodato con la sua replica alcune situazioni contrarie al PD e contrarie al Movimento 5 Stelle. No, al PD onestamente no, se ricordo bene quella replica, no, molto al Movimento 5 Stelle, cioè addirittura il presidente Draghi, con grande nostro piacere, aveva fatto capire molto, molto chiaramente in quella replica che per esempio sulla cessione dei crediti lui aveva ereditato un errore fatto da Giuseppe Conte, quindi diciamo che probabilmente quella replica al Movimento 5 Stelle non è piaciuta, motivo per cui hanno deciso di tirarsi indietro. Però noi gli abbiamo detto ci siamo noi, i numeri ci sono, andiamo avanti. Quindi la responsabilità è da ricercare da un'altra parte, non certo in casa Forza Italia. Torniamo sempre a quei giorni lì. In controtendenza rispetto alla decisione di chi se n'è andato, c'è anche chi è rimasto. Fra quelli che sono rimasti c'è l'eurodeputato cremonese Massimiliano Salini, quindi sì, per agganciarci al nostro territorio. Lui era considerato secondo, poi non so se sbagliano i giornalisti, una volta era Renzulliano, poi è diventato Gelminiano, cosa vuol dire? Tornato Renzulliano? No. Sbagliano ma chi sì, mette diciamo, le etichette? Sì, questo è un po' un errore che fate voi, non intendo voi la provincia, ma in generale i giornalisti, per semplificare, a volte fanno degli errori, la semplificazione non è mai positiva. Salini non è mai stato Ronzulliano, tantomeno Gelminiano, è sempre stato un uomo di Forza Italia, vicino ai coordinatori regionali che si sono in qualche modo succeduti, grazie. Quindi, ma è anche normale, insomma, no? Io penso che Massimiliano Salini sia una grande risorsa di Forza Italia. Risponde, se deve rispondere a qualcuno, risponde sicuramente ai cittadini, ai suoi elettori, ai cittadini che chiedono di lui, che chiedono di risolvere i problemi del territorio, e lui questo lavoro lo sa fare molto bene, è uno stimatissimo europarlamentare, e quindi va tutto bene il rapporto tra Salini e Forza Italia. Invece le elezioni politiche hanno una importanza straordinaria per l'intero paese. In Lombardia c'è chi ci aggiunge un significato in più, una sorta di prova generale in vista delle regionali dell'anno prossimo. Lei è commissario di Forza Italia in Lombardia, quindi ha un ulteriore interesse diretto a questa partita. Qual è la posizione vostra sul dualismo possibile tra il presidente Attilio Fontana uscente e la sua vice Letizia Moratti? È troppo presto per parlarne, è vero che queste elezioni rappresentano un modo un po' per misurarsi? No, queste elezioni non sono un modo per misurarsi, queste elezioni daranno finalmente la parola ai cittadini italiani che tornano a votare e che scelgono un governo legittimato dal voto popolare. Ricordiamoci che da 10 anni ci sono stati governi di sinistra, tolto il governo di unità nazionale evidentemente,
che sono stati frutto comunque tutti di esperimenti di palazzo, ma mai legittimati al voto popolare. Cioè la sinistra è 10 anni che sta al governo, il Partito Democratico sono 10 anni che sta al governo senza aver mai vinto un'elezione in questi 10 anni. Quindi vinto le europee. Ma le europee non governi, cioè ha vinto le europee come ha vinto le europee Renzi, come nel 2019 il primo partito fu quello della Lega. Se parliamo di elezioni politiche, le ultime elezioni politiche con un governo molto solido e legittimato dal voto popolare è stato quello del 2008. Però di uno? No, 2008 Silvio Berlusconi, 14 anni, che perché dopo nel 2013, se si ricorda, Bersani non vinse, non perde, no? Il giaguaro che doveva smacchiare, in realtà non c'era una maggioranza così importante, si fece aiutare anche da Forza Italia. Dopodiché, se si ricorda, Forza Italia una parte si rompe con Alfano che resta al governo, ecco, quindi diciamo, quindi Monti, poi Alfano, Letta, Alfano, Renzi, Gentiloni, insomma, Conte 2 e Draghi, che per fortuna ci ha salvato in parte in questo anno, abbiamo un'occasione storica e questa occasione ovviamente va utilizzata al meglio per l'Italia e per gli italiani. Poi coinvolgo anche il collega. In questo momento la... Però scusi, non ho risposto alla sua domanda. Ah certo, bravo. Quindi queste elezioni servono per dare la voce ai cittadini. Per quanto riguarda la regione, che è un'altra partita che arriverà ovviamente dopo, quindi prima di credo febbraio-marzo non se ne parlerà. Detto questo, il centrodestra non si deve dividere. Questo dualismo ovviamente non è piacevole, ne avremmo fatto volentieri a meno. Ho visto che la Lega, se non sbaglio, oggi ha lanciato ufficialmente il suo candidato Fontana, candidato che è del centrodestra, e quindi noi per il centrodestra in questo momento è rappresentato da Attilio Fontana. Io penso che dopo le elezioni politiche ci sarà un altro tavolo dei leader per confermare questa cosa. Adesso però io ancora non ho sentito di una candidatura di Letizia Moratti. Ha dato una disponibilità e verrà ovviamente valutata. Ok, la campagna elettorale in questo momento ha un'emergenza, che è il caro bollette, che ha un po' due casi, uno un po' più leggero, il ministro degli esteri che fa il volo la Pemaia. La Pemaia, come l'ha chiamato Salvini, e l'altro caso invece più serio è quello dei presunti condizionamenti russi all'Occidente, per condizionare le elezioni in Occidente. Sono questi i tre temi caldi. Ne parliamo uno per uno? Sì. Bollette? Allora, le bollette hanno un nome e un cognome, cioè il caro bollette ha un chiaro colpevole, che è il Movimento 5 Stelle. Cioè le bollette, il caro bollette non è una sorpresa, non è colpa della guerra. La guerra ha peggiorato una situazione, la situazione era che noi eravamo totalmente dipendenti dal gas russo, quindi una dipendenza che è aumentata negli anni. Quando governava il centrodestra, quando governava Berlusconi, la dipendenza del gas russo non arrivava al 20%, siete stati sul 19%, con il governo Letta è arrivato al 45%, con il governo Conte 47%. Quindi è ovvio che questo lo capisce chiunque, le aziende che poi devono guardare il fatturato e devono guardare il bilancio non si metteranno mai nelle condizioni di essere totalmente dipendenti da un solo fornitore, perché quando il fornitore chiude i rubinetti l'azienda si ferma, no? E quindi questo è un errore che noi paghiamo oggi per una politica industriale, energetica molto miope, che non è riuscita a guardare a lungo termine, cosa che invece la politica deve fare, perché la politica non può gestire solo le emergenze o limitarsi al qui e ora o pensare ad una settimana. Se una politica, un governo funziona bene,
un governo politico funzionale bene, devono guardare ai prossimi 10 anni, cioè iniziare a programmare oggi per beneficiare poi dopo 10 anni. Questo non è avvenuto perché c'era la politica dei no. No alla TAV, quindi via, no alla TAP, che poi per fortuna siamo riusciti a mettere in piedi, no alle trivelle, no ai rigassificatori, no al termovalorizzatore. Vi ho detto prima che addirittura ultimamente nel termovalorizzatore di Roma, loro hanno votato no al decreto concorrenza perché c'era il termovalorizzatore di Roma. Se qualcuno di voi è andato a Roma ultimamente, non riesce a fare un 100 metri in modo diritto, deve fare gincane e slogan perché c'è rifiuti in ogni dove, con i cassonetti che proprio strabordano. Io veramente faccio fatica anche a pensare a un paese civile se uno deve camminare e saltare i sacchetti della pattumiera. Detto questo, tutta questa roba qua, tutta questa non previsione, tutto questo continuo no ideologico, peraltro nome per conto di un ambientalismo ideologico, perché la transizione ecologica è un'altra cosa, no al nucleare. Se pensiamo che noi il nucleare, neanche di quello di quarta generazione, che è un po' più sicuro, che è pulito, che non inquina, e che abbiamo vicino a casa, no, noi compriamo un nucleare non di quarta generazione dalla Francia, dalla Slovenia. Ma io adesso le faccio una domanda: ma se scoppia la centrale nucleare che c'è in Francia, secondo lei a Sanremo non arriva? Ce l'ha lì a 40 chilometri. Cioè, poi il giardino degli altri è sempre meglio mettere, ma se poi uno pensa alle bollette che sta ricevendo, dice ma forse anche quel referendum lì, fatti dal Movimento 5 Stelle, a proposito del nucleare, che hanno portato gli italiani. La colpa è del Movimento 5 Stelle, ma la soluzione vostra che proponete? No, noi la soluzione, dunque, noi abbiamo due tipi di soluzioni, quella immediata, perché le famiglie non ce la fanno più, e quella a lungo termine. Partendo da quella immediata, allora, piccole cose che però possono ridurre un po' le bollette e che possono aiutare le famiglie a fare la spesa, quindi intanto l'azzeramento totale dell'IVA sui prodotti di prima necessità, pane, pasta, latte, riso, acqua, intanto che ha visto quanto costa il latte, è raddoppiato il latte adesso. Cioè, noi qui siamo alla terra, esatto. La produzione del latte, quindi credo che è benissimo. Poi ovviamente azzeramento dell'IVA sulle bollette di luce e gas, quindi lì almeno la bolletta inizia a pesare meno e con l'aiuto sui beni di prima necessità il carrello si riempie un po' di più, visto e considerata che l'inflazione ormai ha ridotto la capacità anche dei carrelli della spesa, perché quello che si comprava 3 mesi fa con 10 euro oggi è totalmente dimezzato. E quindi queste le prime due cose piccole. Poi abbiamo votato il decreto aiuti da 17 miliardi, ne faremo adesso un altro con questo governo in carica, decreto aiuti ter, dove verranno stanziati altri credo 7 miliardi, e dopodiché bisogna intervenire in altri modi. Allora, il governo di centrodestra potrà farsi carico, per esempio un'idea che abbiamo è quella di istituire un fondo, magari garantito, un fondo garantito dallo Stato, dove gli investitori e le banche possano in qualche modo versare e le aziende produttrici di gas attingere da questo fondo. Questo darebbe la possibilità alle famiglie di avere delle bollette evidentemente congelate. Dopodiché gli aiuti che ci sono già stati nel decreto aiuti bis, che ci saranno nel terzo, quindi i bonus da 200 euro, devono però diventare strutturali, quindi almeno garantire alle famiglie una programmazione, perché magari il bonus ce l'hai oggi e dopo un mese non ce l'hai, le famiglie come fanno a programmarsi anche sulla base delle entrate, no? Cioè una famiglia deve decidere se mandare un figlio a tennis, non è che lo iscrivi a tennis un mese, poi il mese dopo, siccome la bolletta è alta, dice tuo figlio guarda non puoi più andare a giocare a tennis, quindi che sia almeno strutturale fino a marzo, aprile, cioè quando si chiudono i riscaldamenti, per intenderci almeno. E dopodiché, dopo tutte queste cose, ovviamente bisogna intanto negoziare con l'Europa. Io non so se riusciremo ad arrivare veramente al price cap, ce l'auguriamo, però sappiamo che ci vogliono tempi lunghi. Però anche l'Europa da questo punto di vista deve farsi carico. Allora, se non si riesce a mettere lo stop al prezzo del gas,
ci deve essere uno scudo europeo, esattamente come è stata per la pandemia. Questa non è una crisi nazionale, è una crisi europea e quindi come tale deve essere gestita. Se qualcuno dovesse fregare le mani in Europa, per l'Olanda, certo. Sì. Anche la Germania ha detto onestamente non vuole, cioè o comunque particolarmente timida. Certo, la Germania non è venuta, ha deciso di non uscire da quelli che sono stati trattati gli accordi con i fornitori, è ovvio che ne beneficia in questo momento a un prezzo leggermente migliore del nostro. Però dicevo, se non si arriva al prezzo, al tetto del prezzo del gas, ci deve essere una sorta di recovery plan europeo per la crisi energetica che copra un anno, però deve essere così. Questo nell'immediato. Poi ovviamente parallelamente bisogna iniziare a pensare a essere più autonomi e meno dipendenti dagli altri, come rigassificatori, termovalorizzatori, iniziare davvero questa volta con la ricerca sul nucleare e poi anche qualche paleolica. Stavo arrivando alle rinnovabili, ovviamente anche sulle rinnovabili c'è da fare molto. Il problema delle rinnovabili è che da quando fai richiesta molto, molto spesso a causa della burocrazia e degli stop dell'intendenza c'è gente che aspetta da 2-3 anni. Ecco, se magari iniziamo a tagliare i lacci e lacciuoli della burocrazia e spalmiamo il nostro paese che gode veramente di tanto sole, nel caso dei pannelli, di vento nel caso delle eoliche, di acqua dove ci sono io, se pensiamo che sono stata da poco in Valtellina e con le centrali idriche della Valtellina arriva l'energia a Milano, cioè Milano vive delle centrali idroelettriche della Valtellina, quindi se utilizziamo poi anche tutte queste cose, allora sì, programmiamo e magari tra 10 anni saremo totalmente autonomi anche da questo punto di vista e le bollette saranno decisamente più basse. Quindi la seconda voce, visto che stiamo parlando di politica internazionale, c'è il ministro degli esteri che fa dirty dancing, è una goliardata o lei dà un giudizio, dice abbiamo fatto tanto caso internazionale, la premier finlandese che ballava, siamo a livello peggio, meglio, non so. Ma attenzione, la premier finlandese ballava a casa sua, in una casa privata, tradita da e onestamente, adesso non vorrei tornare ai nostri tempi, ma uno a casa sua può fare quello che vuole, che faccia il premier, che faccia il ministro, se tu a casa tua vuoi ballare, balli, se poi qualcuno però è così scorretto da mettere il video in giro, che poi posso dire, stava ballando, cosa c'è di male? Se una donna giovane ha finito il suo lavoro e ha onorato tutti gli impegni istituzionali e i suoi doveri da premier a casa sua balla, non è che l'abbiamo vista in un video, che so, drogarsi, allora quello sarebbe stato un grosso problema, stava ballando. Diverso è il nostro ministro degli esteri. Sei in carica e sei in campagna elettorale, non è che stava facendo l'ape mai a casa sua, stava facendo l'ape mai in una pizzeria e onestamente. Allora, è vero che la politica è cambiata, secondo me è cambiata anche troppo, però c'è una foto che dovremmo ricordarci tutti quanti di Moro in vacanza in pieno agosto con le sue figlie sotto un ombrellone in giacca, cravatta, scarpe e calze che leggeva un giornale. È una questione di stile come tutte le cose, allora per carità. Non è che si deve ritornare a quei tempi dove forse era un eccesso, perché se ci sono 40 gradi e vai in spiaggia in giacca e cravatta forse anche tanto, però dall'altra parte va bene essere vicino al popolo e farsi vedere, ma non è che lo dimostri facendo queste cose, se sei vicino al popolo, se sei umile, se sei una persona, lo dimostri in altri modi, cioè, quindi poteva evitarsi, anche perché Carnevale è un po' lontano. Sì. Fondi russi? Erano terzo pezzo fondi russi, di fondi russi domanda. Direi sì, ma fondi russi direi che dopo l'audizione di oggi di Gabrielli si è sgonfiato. Tutto si è sgonfiato, però la domanda non è i fondi russi, la domanda è chi vuole nuocere al nostro paese, perché se un'ingerenza estera è così, cioè bisogna stare attenti con le parole e con i fatti, cioè
dire che ci sono stati pagamenti dalla Russia verso altri stati, far credere che fatalità l'Italia è in questo dossier, far credere che addirittura oltre l'Italia una parte politica ben precisa era coinvolta. Poi veniamo a sapere che l'Italia non è in questo dossier, lo dice finalmente Gabrielli oggi, quindi chiude la bocca a qualcuno che ha utilizzato, cavalcato questa, non so neanche più se è una notizia, no? Dicevo prima, la verifica delle fonti, la verifica delle notizie costa fatica, però attenzione, io mi interrogerei da un'altra parte, ma come mai hanno voluto in qualche modo entrare a gamba tesa in campagna elettorale e cercando in qualche modo di orientare il voto? Io ricordo me stessa, che non so se questo video vedrà mai, che se c'è un partito che ha sempre preso soldi dall'Unione Sovietica e dai russi, si chiama Partito Comunista, lo ha fatto per tanti, tanti, tantissimi anni. Questo è un dato di fatto, il resto sono chiacchiere. E le volevo chiedere proprio a questo proposito, anzi due cose, se in questi 7 giorni che rimangono da qua alla chiusura, al silenzio elettorale, ci possono essere altri scenari tipo quello legato alla Russia, tema che non andando, insomma, non risolvendosi nulla, questo possono esserci altre sorprese. L'altra cosa che voglio credere... Sempre se... legato alla Russia o in generale ad altri scandali? No, in altre cose, in assoluto. E l'altra cosa è collegata invece a questa alla Russia, visto che Berlusconi anche dal punto di vista delle immagini è stato per un certo periodo legato a Putin, ci sono le foto, le visite, l'amicizia, come, visto che lei ha... conosce, come ha vissuto questa fase di Putin, che ovviamente lo ha riproposto in Occidente sotto quella luce? Guardi, sono proprio onesta, l'ha vissuta con grande delusione, perché tutto quello che, cioè, indipendentemente dalla fase finale, cioè dall'atto di invasione di un altro Stato, quindi, perché dobbiamo essere chiari, qua non è che si può guardare questo conflitto a metà, con un occhio da questa parte e con un occhio dall'altra, bisogna essere tutti dalla stessa parte. C'è uno Stato che è invaso e uno Stato che è stato aggredito, uno si chiama Russia e l'altro si chiama Ucraina. L'Ucraina si sta difendendo di fatto, quindi le colpe stanno da una parte ben definita. Ma indipendentemente da questo conflitto, quello che delude, che ha deluso di più il presidente è aver lavorato così tanto per unire, dopo Pratica di Mare, per unire due mondi, no? Per non avvicinare la Russia alla Cina, perché questo era il grande progetto del presidente che aveva di fatto portato a termine, no? I rapporti tra la Russia e l'America si erano ammorbiditi, addirittura erano diventati cordiali, la Russia guardava all'Europa, di fatto la si poteva, se vogliamo, anche annoverare per una sua parte all'interno dell'Europa, quindi diciamo che tutta l'azione di politica estera e di diplomazia fatta in questi anni dal presidente Berlusconi, di fatto con questo conflitto non esistono più. C'è di nuovo una spaccatura Occidente-Oriente e c'è di nuovo l'avvicinamento della Russia alla Cina, che è un grande problema. Quando il presidente Berlusconi anni fa, io credo forse penso 5 anni fa, ha iniziato a parlare del grandissimo pericolo della Cina, dell'impero che si stava di fatto appunto, qualcuno ha strizzato l'occhio da quella parte, cioè i contratti di Via della Seta sotto il governo Conte ce li ricordiamo. Ci ricordiamo anche un Movimento 5 Stelle che aveva chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica, ci ricordiamo un Movimento 5 Stelle che era andato accanto ai Gilets Jaunes, ai Gilets Gialli in Francia, ci ricordiamo Di Maio che andava sotto il palazzo di Bruxelles a dire che l'Italia doveva uscire dall'Europa, insomma. Però una trasformazione, ha abolito la povertà. Di Maio la sua povertà, ha abolito la sua, perché adesso c'è un super stipendio a cui non vuole rinunciare, quindi sicuramente la povertà di Di Maio è stata cancellata. Sì. E sugli ultimi giorni si aspetta qualche sorpresa spiacevole? Perché? Ma allora
pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca sempre, le stanno provando tutte, mi auguro di no, cioè posso solo, io indipendentemente dalla parte politica che ti decidi di sposare, questo almeno vale per me, mi sento prima di tutto italiana, non si farebbe un buon servizio al paese, ecco, no? Nel senso, facciamo votare i cittadini, quello che votano i cittadini deve essere possibilmente senza brogli, deve essere la voce, cioè se no non ha più senso, se no la prossima volta chiediamo all'OSCE di venire a controllarci durante il voto, ecco, perché sarebbe davvero un peccato. Senta, noi approfittiamo perché soprattutto in provincia, nel senso come lontano dalla metropoli, abbiamo poche occasioni di avere i politici di rilevanza nazionale. Ma così piacevole, vengo più spesso. No, la ringrazio, ma quindi approfittiamo di farle un po' di domande. Sì. Però abbiamo parlato di scenari anche molto, molto ampi. Parlando di cose anche concrete, immagino che ci sia un no di Forza Italia a reddito di cittadinanza. Giovani e lavoro, qual è la vostra ricetta? Come conciliate, come si possono conciliare le esigenze di dare un lavoro, un prospettivo, un futuro ai giovani? Allora, Forza Italia non dice no al reddito di cittadinanza, un no to core. Come la Meloni. Ma anche secondo me, anche Fratelli d'Italia non dice che bisogna toglierlo a chi ha davvero bisogno, no? Cioè il reddito di cittadinanza, che poi possiamo chiamarlo come vogliamo, ma diciamo un sussidio alle persone che hanno davvero bisogno, questo Stato lo deve dare. Cioè uno Stato non è uno Stato civile se lascia indietro qualcuno che perde il lavoro a 58 anni, perché lei mi deve dire dove un uomo di 58 anni, una donna di 58 anni oggi riesce alla sua età, provi a riciclarsi nel mondo del lavoro a quell'età lì, è davvero difficile, quindi quello, poi se parliamo anche delle persone che magari non sono neanche nelle condizioni fisiche di poter andare a lavorare, cioè chi è in uno stato di necessità deve essere aiutato. Che cosa non ha funzionato del reddito di cittadinanza? Non lo dicevamo da sempre, è una norma che è stata pensata male, scritta peggio e gestita non parliamo. È stata pensata per attrarre consensi, soprattutto purtroppo mi spiace dirlo in alcune parti del sud. Oggi se lei va a vedere la campagna elettorale al sud, il Movimento 5 Stelle è ancora, sta tornando a risalire perché stanno facendo la campagna elettorale solo su questo. Mi spiace perché vuol dire che c'è una parte di paese che preferisce stare sul divano e non lavorare e guadagnare a gratis piuttosto che gratificarsi anche con un lavoro e aiutare la famiglia con un lavoro. Questo a me dispiace molto perché vuol dire che abbiamo investito male gli ultimi anni dal punto di vista sociale, no? Detto questo, il reddito non è che va rimodulato, guardi, addirittura, sai cosa dico, va raddoppiato, cioè le famiglie che hanno poco e che devono avere un sussidio, gli va raddoppiato togliendolo a quelli di cui non hanno bisogno, cioè intanto i navigator abbiamo visto che non hanno funzionato, i controlli non hanno funzionato, perché se le cronache ci hanno restituito una parte di verità, chissà cosa c'è sotto che ancora non siamo riusciti a vedere, no? Chissà quanti miliardi sono andati buttati a casa di qualcuno che magari nel frattempo lavora in nero da un'altra parte. Quel reddito lì lo toglie a qualcun altro che ha davvero bisogno. Cioè una famiglia che ha problemi e non può lavorare, vive con 700 euro. Perché dico raddoppiamolo? Perché io preferisco dare a una famiglia che ha davvero bisogno 1.200-1.400 euro e togliere quei 700-800 a quella persona che va a lavorare in nero o che preferisce non lavorare affatto e starsene a casa sua pur avendo due belle gambe sane per andare a lavorare. Ma le sembra normale che quest'estate non si trova un cameriere, non si trova un cameriere, un barista, cioè ristoratori, ristoranti, alberghi nella stagione turistica? Non riuscivano a trovare nessuno, perché la risposta era mio insumo in nero, perché io prendo già il reddito, oppure io prendo 800 euro di reddito,
se vengo qua ne guadagno magari 700 per fare qualche, per fare 5-6 ore, preferisco non venire. Certo, questa fatica la sappiamo tutti, però ecco, in questo senso noi lo vogliamo rivedere, anche dando di più, perché secondo me 800 euro di reddito a una famiglia magari con due bambini piccoli si fa fatica neanche arrivare alla seconda settimana. È giustissimo pensare ai giovani, però ai giovani non bisogna dare il sussidio, bisogna dare l'opportunità di lavoro. Ecco per cui anche nel programma di Forza Italia sui giovani, se vuole dopo glielo dico ben preciso, in modo preciso, perché sono un po', però c'è la detrazione per i nostri ragazzi, cioè dopo glielo dico, c'è tutto. Sì? Qua. Ok, allora te volevo chiedere, sui giovani bisogna investire delle opportunità di lavoro, formazione mirata. Allora bisogna intanto pagare l'apprendistato, quello che veniva chiamato apprendistato, quello è già una cosa, e poi aiutare l'imprenditore come? Ovviamente dal punto di vista fiscale. Se un giovane ti costa meno dal punto di vista fiscale, sei avvantaggiato, cioè sei portato ad assumere più giovani, e quindi magari i giovani che stanno sul divano gli si dà l'opportunità di lavorare. Su flat tax con i vostri alleati dovrete un po' battagliare, avete un po' di idee? Ma no, il principio è lo stesso, no? Il principio poi che sia il 15 che sia il 23, ma il principio è quello di livellare in modo da far pagare tutti le tasse, e quindi per far emergere evidentemente l'evasione, l'elusione, però se pagano tutti, pagano meno. Quindi questo è il principio ed è valido per tutti e due. Noi pensiamo in questo momento le coperture che abbiamo trovato ci portano a dire iniziamo dal 23%. Beh, chissà, magari siamo talmente bravi a governare che ora alla fine dei 5 anni arriviamo al 15. Però l'Italia è fatta anche di tanti capelli bianchi, cioè gli anziani. Che vuol dire? Cioè, invecchiamento della popolazione, la denatalità, il tema delle pensioni. Cioè, quando apri il cassetto anziani e già ti vengono fuori di tutto. Ricette? Ricette, innanzitutto bisogna aumentare le pensioni a questi, agli anziani. L'ultimo governo che ha aumentato le pensioni era ancora in lire ed era quello del presidente Berlusconi, aveva promesso di aumentare le pensioni minime a 1 milione di lire, lo fece, poi c'è stato l'euro e dopo l'euro queste pensioni sono diventate 500 euro, sono rimaste ancora là. Nel frattempo però il costo della vita è aumentato tanto, gli stipendi anche sono fermi, sono al palo, e quindi c'è bisogno di adeguare e gli stipendi e le pensioni al costo della vita di oggi. Quindi lo pensiamo per esempio che le pensioni minime devono essere alzate a 1000 euro. Invece dal punto di vista dell'età pensionabile, cioè, per fortuna viviamo tutti più a lungo. Mm. Però questo rappresenta un costo per l'INPS, per le casse dello Stato. Dobbiamo cambiare il sistema pensionistico? Beh, sicuramente va rivisto il sistema Fornero, e vanno rivisti alcuni criteri. Ci sono mestieri e lavori che sono più usuranti di altri. Lei può fare il direttore di un giornale fino a quando la sua mente glielo consente, quindi anche fino a 80 anni. Il fatto che non sia usurante fare il direttore di un giornale, potremmo aprire un dibattito. Fisicamente non è usurante, fisicamente, però se lei se la sente, viene qui ed è in grado di decidere il giornale, far la pagina, dire ai suoi giornalisti cosa devono scrivere, lei lo può fare. Diversamente però penso a un operaio, un metalmeccanico, un manivale, un poliziotto, un infermiere, insomma tutti mestieri che anche dal punto di vista fisico qualche problema. Secondo me bisognerebbe anche iniziare a ragionare così, cioè dire per forza 60 per tutti è sbagliato. Io c'è stato un poliziotto che poco tempo fa è andato in pensione con le lacrime agli occhi, perché lui voleva restare e diceva io sto bene, perché devo andare in pensione, no? Poi magari anche un minimo di margine di scelta gliela si può lasciare. Giacomo Fontanella, la faccio ancora io, sono legata al territorio che ha delle eccellenze, guardo dalla biuteria al più grande acciaieria d'Italia, qui da noi c'è tutto il comparto agroalimentare. Da questo punto di vista, tutela del Made in Italy, Nutri-Score, qual è la vostra posizione? Totalmente contrari.
Al Nutri-Score, assolutamente. Io sono stata europarlamentare quando ci avevano già provato, lo chiamavano in un altro modo, lo chiamavano semaforo, e addirittura secondo i criteri del Parlamento Europeo, o meglio, degli stati del nord che facevano da padrone, addirittura la nostra dieta mediterranea, così tanto invidiata da tutti, era secondo loro, per il numero di grassi e per il numero di grassi saturi, insaturi, era diventata un semaforo rosso, no? Cioè il prosciutto di Parma era rosso, e magari la Coca-Cola Light zero era verde, no? Quindi ci stavano provando, e in quella legislatura li avevamo fermati, ci stanno provando anche adesso e cercheremo di fermarli anche questa volta, perché insomma per noi, per il nostro paese, direi che non solo è fondamentale, ma addirittura, cioè, fa parte delle nostre origini, non è soltanto una questione di tenuta delle aziende, no? Però insomma la dieta mediterranea, tutti i nostri prodotti, la nostra difesa del Made in Italy, che tentano tutti peraltro di copiare, cioè uno va in Belgio e si trova il parmesanello, per non dire altre cose, quindi che attraverso questo Italian Summit. Sì, esatto. Noi difendiamo i nostri prodotti, e difendiamo i nostri prodotti perché difendiamo le nostre tradizioni, le nostre origini, perché da lì veniamo, e ovviamente legati a questo difendiamo i nostri posti di lavoro e quindi le nostre aziende. Il passaggio dal no al sì vale anche per, immagino, per le infrastrutture, che è il vero limite per esempio di questo territorio. Sì. Si mette di più andare da Cremona a Milano che da Milano a Roma con un'alta velocità. Sì, qualcuno sorride. O da Cremona a Mantova. O da Cremona a Mantova. Cosa che sto per fare adesso. Vado a Mantova e ci metterò. Così vedrà quanto tempo ci vuole e quanto serve l'autostrada. Esatto. Qualcuno ha sorriso sul fatto che il presidente Berlusconi ha rilanciato l'idea del ponte dello stretto, ma l'Italia effettivamente ha bisogno di infrastrutture. Di tante infrastrutture. L'Italia ha bisogno di essere ammodernata da questo punto di vista, le infrastrutture mancano soprattutto al sud, ma mancano anche nella felice Lombardia, come esattamente l'autostrada Cremona Mantova. Credo che anche l'utilizzo, diciamo così, dei fondi del PNRR rappresenta un'opportunità anche per ammodernare il nostro paese, e dovrebbero anche essere una risorsa per proteggere un po' di più il nostro paese dai disastri idrogeologici, come abbiamo visto oggi nelle Marche, no? Cioè, è vero che il clima è cambiato, ci stiamo avvicinando sempre di più quasi a un clima tropicale, no? Fatto di mesi di siccità e bombe d'acqua come quello che abbiamo visto nelle Marche, però quello che è successo nelle Marche è frutto evidentemente di un territorio che non è protetto. Ecco, i soldi del PNRR serviranno anche a proteggere il territorio dal punto di vista infrastrutturale, anche per evitare le cose che abbiamo visto oggi. Perché 10 morti, si può morire nel 2022, si può morire nel 2022 di alluvione in Italia, per appunto, non è che siamo neanche in Somalia, siamo in Italia con tutto quello che c'è in Italia, morire annegato dal fango. L'ultima domanda che voglio farle è questa: non si può più parlare di sondaggi in questi giorni, però si respira un clima. Lei mi sembra che è trasudi ottimismo. Ho già preparato la bottiglia anch'io come Calderoli. Però lui sceglie l'amarone, lei... Io scelgo un Franciacorta. In Franciacorta, ma lei è ottimista perché porta due belle D al collo, immagino che sia per sua figlia che ha chiamato Vittoria. Esatto. Cioè, viene prima l'uovo o la gallina? Cioè, la vittoria era un auspicio, o stiamo parlando del 25 settembre? Magari che io ci vedevo già 12 anni fa, ci vedevo bene, quindi vedevo già. No, mia figlia fa gli anni, li ha fatti ad agosto, quindi. Ma allora, onestamente, questo non ci deve indurre a rallentare ancora in questa settimana, perché io do per scontata la vittoria, nel senso che non voglio mancare di rispetto all'elettorato, però l'aria che respiriamo è un grande coinvolgimento degli italiani per andare a votare il centrodestra. Te lo chiedono e sono contenti. Quindi da là, indipendentemente dai sondaggi che abbiamo visto fino alla settimana scorsa, ci portano a dire che la vittoria è vicina. Qual è però l'errore che non bisogna fare? Fermarsi, perché il nostro avversario, se così vogliamo chiamarlo, in questo momento non è il Partito Democratico, che ci pensa dal suo segretario a suicidarsi da solo con tutte le cose che continua a dire, ma è l'astensionismo.
Cioè, il vero allarme democratico, pericolo democratico, non è, come dice Enrico Letta, la vittoria del centrodestra, peraltro facendo un pessimo lavoro all'Italia, perché ogni volta che tu delegittimi, demonizzi il tuo paese all'estero, non fai altro che aprire la porta di casa tua agli speculatori. Quindi da segretario di partito avrebbe fatto bene a tacere. Ma ripeto, l'avversario non sono loro, il nostro avversario sono le persone che hanno deciso di non andare a votare. Dicevo, qual è il vero pericolo democratico? È che ci sia una forte astensione, quindi una percentuale alta di italiani che decidono di non occuparsi della politica. E se non ti occupi della politica, poi la politica si occupa di te. E quindi io credo che il nostro ultimo lavoro in questa settimana sarà quello di convincere non tanto i nostri che hanno già deciso, ma di convincere qualcuno che pensa di stare a casa il 25 settembre, che invece deve andare a votare. Lei ci ha dedicato 45 minuti, quasi un tempo di una partita di calcio, e in 45 minuti non ha mai citato il Paolo Calenda. E continuiamo a farlo per tutti i 45 Calenda chi? Calenda chi? Calenda chi? Uno, se proprio vuole gliela dico, uno che poveraccio, cioè per fare leggere lui e i suoi amichetti, ha dovuto prendersi con sé Renzi il minuto prima della chiusura delle, lasciandolo dietro, perché sa benissimo che era respingente, quindi no, tu stai dietro, mi servi per una parte, però non farti vedere, quindi si vergogna anche del suo alleato con cui ha costruito una lista, che è nata per tener su, per eleggere una sparuta pattuglia di parlamentari, quindi che senza l'Unione non avrebbe mai superato il 3%, quindi l'obiettivo è quello, che sta in piedi soltanto per essere elemento di disturbo al centrodestra, ma che soprattutto, siccome tutti sanno, non governeranno mai. Un voto dato a Calenda barra Renzi, perché ricordiamoci che c'è anche Renzi, vuol dire dare un voto al Partito Democratico, vuol dire dare un voto al Movimento 5 Stelle, perché sono gli unici due partiti con cui si potranno alleare, quindi vuol dire che vogliono allearsi già dall'altra parte, hanno preferito non farlo per distribuirsi le poltrone meglio prima. È un voto sprecato e quindi agli italiani dico: non sprecate il vostro voto con chi non governerà mai. L'ha sentito il presidente stamattina? Sì, l'ho sentito prima di arrivare qua. Ha letto la Gazzetta dello Sport il presidente del Corriere della Sera stamattina? Quando gli hanno detto che gli buttano giù San Siro, cosa ha commentato? Non avete fatto il tempo a parlare di questo? No, oggi no, però le posso dire che insomma lui è un romantico, quindi legato alla figura dello stadio Meazza San Siro, che vuol dire porta con sé la sua infanzia, le partite con il suo papà, il Milan. Però il presidente Berlusconi è anche un uomo pragmatico e sa che ci vuole anche nel caso dello stadio, ci vuole un rinnovamento. Le squadre hanno bisogno di stadi più piccoli e insomma abbiamo visto quello che ha fatto la Juve al Torino, quindi conosce bene i due lati, quello imprenditoriale e quello sentimentale. Se prevale prima l'uno, prima l'altro, bisogna chiederlo a lui. Grazie mille. Grazie a voi.